Buonasera amici di Oplon, stasera sono qui con Paolo perché sarà lui a presentare questo incontro e non vi anticipo altro, vi dico solamente Niente che spoiler. sarà, diciamo che è il suo pane quotidiano, vi parlerà di armi, di storia, di dipinti e niente, lascio la parola a lui che è molto più loquace. Grazie Carolina, buonasera a tutti e buon 8 marzo a tutte le donne. Stasera cercherò di fornirvi un po' di spunti su un argomento che mi sta a cuore: il rapporto tra l'arte figurativa e l'arte armiera. Un rapporto che considererò in uno specifico contesto: la rappresentazione dell'uomo d'arme con armature che potremmo definire d'uso nella ritrattistica intorno alla metà del Cinquecento. Poi cercherò di specificare meglio gli estremi cronologici. Consideriamo come punto di partenza i ritratti che vedete nella slide, padre e figlio. Il primo, quello a sinistra, che rappresenta il conte Stefano Colonna del ramo di Palestrina. È stato realizzato da Gnolo Bronzino intorno al 1546. Il secondo rappresenta il figlio di Stefano, Francesco Colonna, ed è stato dipinto nel 1561 da un pittore meno famoso rispetto al Bronzino, Girolamo Siciolante da Sermoneta. Da notare subito, sicuramente la cosa interessante tra le tante che, diciamo, emergono da questi due ritratti, beh, è sicuramente l'armatura, la rappresentazione delle armature. Le armature dei due personaggi ritratti infatti presentano una caratteristica comune: la decorazione, nello specifico la doratura, limitata ai bordi dei vari pezzi e intorno allo scollo del petto. Una nota terminologica: la decorazione dello scollo, che ritroveremo spesso in una forma più o meno riconducibile a quella di una V, la definirò d'ora in poi lista V, sempre lista V. Ora, entriamo un attimo nel cuore della questione. Come potremmo definire la tendenza decorativa che vediamo in questi due dipinti? Io direi che rientra nel campo della moda, ovvero di un fenomeno sociale che prevede l'affermazione, in uno specifico periodo, di determinati modelli estetici. Un qualcosa di diverso dallo stile, un termine abusatissimo nell'ambito, che però a mio parere non rispecchia, o almeno non rispecchia sempre, la realtà delle cose. Basti soltanto pensare che in italiano il termine stile, inteso come l'insieme dei caratteri comuni di un artista o di una scuola, è originariamente riferito esclusivamente all'ambito letterario. Soltanto in un secondo momento acquisisce un senso nell'ambito artistico, e questo vale per qualsiasi forma di arte, dalle tele dipinte fino alle armature. Siamo in un periodo in cui l'artista risponde alle committenze e alle mode del momento, e il suo ingegno, al limite, si esterna nella maniera in cui risponde a una determinata di richiesta. Il discorso è maledettamente complesso e mi limiterò a riassumerlo con una battuta e un francesismo, permettetemelo. Sono Re Francesco I di Francia. Chiedo a Benvenuto Cellini una saliera, la voglio giustamente fatta alla mia maniera. Cellini mi dice: no, 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 niente saliera, sono un artista, bla 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 bla. Cosa faccio? Gli do un calcio in culo e lo faccio tornare al Colosseo a fare sedute spiritiche. Il tutto ovviamente con una sana dose di sprezzatura rinascimentale, giusto così. Se si considera le armature rappresentate nei ritratti colonna, abbiamo delle caratteristiche comuni associabili a una moda, che chiameremo in maniera totalmente artificiosa la moda delle bordure dorate. Quando inizia e quando finisce questa moda? Andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa in più, ci proviamo almeno. Io fondamentalmente sono uno storico, sono un ricercatore d'archivio, infatti questo intervento fondamentalmente nasce da un documento che ho rinvenuto nell'archivio di Stato di Brescia, un documento di un certo interesse, una lettera proveniente dal fondo dei bresciani Conti Gambara.
In questa lettera, datata 20 settembre 1537, il conte Lucrezio Gambara, da Venezia, dà precise istruzioni a uno dei suoi uomini per far fare a Brescia un corsaletto per un gentiluomo veneziano. Si parla di un corsaletto negro, quindi iscurito tramite metallocromia, un corsaletto da cavalleggero con un soprappetto, corresta e a botta di archibugio, quindi teoricamente resistente all'archibugio. Si richiedono inoltre due elmi, una borgognotta con buffa e un morione. Il conte richiede al suo uomo di far dorare tutte le chioderie del corsaletto e di far fare un filetto d'oro intorno al corsaletto e alla borgognotta. Entrambi i petti e la schiena dovranno essere decorati con un'immagine dorata. Qui va assolutamente capito cosa si intende per filetto, termine che nella lingua italiana può indicare un filo sottile e che è probabilmente da interpretare in questo documento, associato poi con l'avverbio intorno, come una decorazione d'oro limitata alle bordure del corsaletto. Abbiamo dunque nel 1537 un'evidenza, la più antica evidenza, almeno di quelle che ho trovato, dell'impiego di una decorazione molto simile a quella che compare nei ritratti Colonna. Rimaniamo in casa Gambara e analizziamo un ritratto del conte Brunoro Gambara sulla destra, fratello di Lucrezio che abbiamo menzionato. Questo ritratto è stato realizzato intorno agli anni 40 del Cinquecento da Moretto o Bottega. La copia originale si ritrova al Museo Jacques Martin André di Parigi. Il pezzo che vedete nella foto in realtà è una copia d'epoca conservata al Museo Stibert. Come potete vedere, il conte di Gambara nel ritratto indossa un corsaletto da piede, quindi per l'utilizzo per combattere appiedati, a mezza anima. Cosa significa mezza anima? Praticamente, la parte inferiore del petto è composta da lame articolate. Poi ci sono anche i petti interamente ad anima che sono interamente composti da lame articolate. Lo vedremo dopo uno. Un corsaletto iscurito. Sono quelli che si muovono con che si muovono insieme al movimento del corpo, giusto? Sono quelli che Esatto, diciamo che muovono. garantivano una maggior libertà di movimento sicuramente rispetto al petto classico Sì, e quello quindi tutto erano d'un pezzo. molto utilizzati. E quindi niente, abbiamo visto questa armatura molto particolare, iscurita e con le bordure dorate. Tra Adesso. l'altro, sul documento devo dire che ci fidiamo perché la scrittura è bellissima, ma non si capisce niente. E non so come tu faccia ogni volta a tradurre letteralmente da questi Questa era fogli, anche però. Ah, facile, ti dirò, perché ecco, secondo me bene. signor Lucrezio utilizzava un cancelliere o qualcuno che gli scriveva le lettere, ho questa sensazione. A Ah, ok. volte hanno una scrittura un po' frettolosa, ma in linea di massima sono leggibili, tendenzialmente leggibili, non sempre. Però dai, diciamo che questo è un caso abbastanza fortuito in cui ci è andata tutto sommato bene. Sarà che ok. Passiamo al prossimo ritratto, molto interessante, dove è rappresentato un corsaletto da piede simile a quello indossato da Brunoro Gambara. Allora, parliamo praticamente del ritratto di uomo d'arme con due paggi, realizzato da Paris Bordone, probabilmente intorno agli anni 40 del Cinquecento. Qui possiamo considerare un'ulteriore corrispondenza con il documento del fondo Gambara. L'immagine dorata, in questo caso una croce al centro del petto. Nota divertente, si spera, insomma divertente. Io ho cercato di strapparmi i capelli che mi rimanevano, ma fa nulla. Uno storico dell'arte, di cui non farò assolutamente il nome perché sapete com'è, ha messo in relazione il paggio di colore con l'elmo che tiene in mano. Moro, Morione. Problema di Ah natura. no, no, non sentivo queste cose. Bella la Ok. borgognotta, Ha fatto una brutta assonanza. No, 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 no. storici Quindi, tra l'altro, ha dell'arte. sbagliato anche il tipo di elmo perché era una borgognotta, giusto? Esatto, non c'entra. Storici Ok. dell'arte, ti voglio davvero, davvero bene. Però fatemi una cosa, per favore. Prima di scrivere un articolo su un ritratto di un uomo d'arme, consultate storici delle armi, consultateci. Siamo felicissimi di farlo. E non fate queste figure che sono terrificanti, poi rimangono negli annali della storia. Cioè,
Cioè, poi noi oplologi facciamo gli aperitivi, ci spevacchiamo l'aperitivo, lo spritz e ridiamo come dei pazzi dicendo: ah, Moro Morione era una borgognotta. Bene, bene. Potrebbe essere una battuta, ma se non l'ha fatta apposta è un po' infelice, insomma. Drammatico, esatto, un po' drammatico. Del resto, anche nello scorso incontro con la Bonfadini, che trovate tra l'altro su YouTube e sulla pagina di Facebook, più volte Paola ha sottolineato come tu le hai dato una mano quando lei magari trovava dei ritratti con un elmo piuttosto che con una lancia o quello che è, vi siete confrontati e le hai dato una mano. Diciamo che gli oplologi tante volte mi guardano e mi dicono: cos'è che studi? Cos'è l'oplologia? E quindi Cos'è la storia poi dell'arte? saltano Oh. fuori queste cose molto, molto goliardiche. Però Vabbè. queste arte, mi raccomando, anzi, sono dei personaggi molto interessanti, solo con quelli un po' pazzi, ecco. Ma va bene così, ci regalano comunque delle piccole perle. Io direi, Quindi insomma, sta andiamo. borgognotta che cos'ha di particolare oltre al fatto che si sono confusi con il nome? No, nient'altro, era una battuta. In realtà segue la Ah, ok. decorazione del corsaletto. Ah. Possiamo tendere un pietosissimo velo, direi, e possiamo andare avanti. E cerco di anticipare un dubbio che a qualcuno di voi potrebbe venire. Finora abbiamo visto tutte armature dipinte. Mi potreste dire, esistono gli esempi concreti? Eccone qui uno sulla destra. Praticamente un corsaletto da piede appartenuto al genovese Gianettino Doria, realizzato probabilmente a Brescia intorno al 1550. È scurito e presenta le bordure dorate e la lista V intorno allo scollo. Insomma, un identikit perfetto. Adesso vi faccio vedere due interessanti esempi provenienti dalla ritrattistica del Veronese. Il primo, quindi il ritratto sulla sinistra, è un ritratto postumo di Agostino Barbarigo, provveditore veneziano che comandò lo schieramento sinistro della flotta cristiana nel corso della battaglia di Lepanto, 1571. Cosa succede? Nel corso della battaglia, Barbarigo rimane ferito da una freccia all'occhio. Muore 2 giorni dopo. E comunque, insomma, muore da eroe perché è uno dei comandanti vittoriosi e quindi vengono realizzati dopo la sua morte alcuni ritratti. Nel ritratto, fra l'altro, lo potete vedere rappresentato come un santo, con in mano la freccia, oggetto del suo martirio. Come dicevo, di questo ritratto sono state realizzate varie versioni. È un delirio, un casino che lascio molto volentieri agli storici dell'arte. Ma quello in foto, conservato al Cleveland Museum of Art, è considerata la copia più importante, di sicura mano del Veronese. Il secondo ritratto, quindi quello a destra, rappresenta con tutta probabilità il nobile cretese Matteo Calergi. La critica, fino a qualche anno fa, era concorde nell'identificare il personaggio ritratto con il provveditore Girolamo Contarini. Ma le ricerche di Claudia Terribile hanno permesso di ricostruire la vera identità del ritratto. In queste due opere abbiamo davanti due uomini d'armi, comandanti della flotta veneziana, armati con corsaletti da piede bianchi, quindi non iscuriti, pensati per l'impiego in battaglia e decorati, il minimo, con le bordure dorate. E nel caso dell'armatura di Matteo Calergi troviamo anche lo stemma di famiglia, forse dipinto, sormontato dal leone di San Marco in Moleca, dorato. Come potete vedere, ritorna l'immagine in dorata al centro del petto. Entrambi i corsaletti ritratti si contraddistinguono per la lista V intorno allo scollo, che nel caso del ritratto Barbarigo, questa lista fa da collana immaginaria con un cameo inquadrante un volto maschile di profilo armato all'antica. Una cosa bellissima. Fra l'altro, un corsaletto appartenuto al Barbarigo esiste ed è conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Lo potete vedere sulla destra. Nel corsaletto ritratto del Barbarigo potevate notare una costruzione del petto con doppia lama di panziera, quindi le due lame in fondo al petto. Qui invece abbiamo una vera e propria costruzione ad anima, ha più lame articolate tra di loro, quindi intera, non a mezz'anima, ma ad anima. Costruzioni di questo tipo, come dicevamo, probabilmente garantivano una maggior libertà nei movimenti,
e si ritrovano comunque abbastanza comunemente nella produzione armiera del Cinquecento. Per concludere la parentesi veronese, segnalo questa chicca fantastica. Praticamente siamo nella chiesa di San Sebastiano a Venezia ed è rappresentato un episodio della vita di San Sebastiano. San Sebastiano esorta al martirio i santi Marco e Marcellino, dovrebbe essere, sì. E potete vedere che fondamentalmente il corsaletto indossato dal santo è molto simile a quello indossato da Barbarigo, alla doppia lama di panziera e alle bordure dorate. Un aspetto curioso, anche piuttosto interessante. Tra l'altro ho una domanda, scusa se ti interrompo. Nella slide di prima, non so se è un problema di prospettiva, però l'armatura, quella vera, sembra un po' più piatta del petto, però magari è un problema di prospettiva, non lo so. Sì, potrebbe essere. In realtà, sfortunatamente, ed è un peccato, non sono mai andato al Kunsthistorisches Museum, questo è un peccato carnale. Bisogna andare. Esatto, quindi sarebbe bello poterlo vedere dal vivo per capire esattamente come è fatto, perché un'armatura comunque molto interessante, anche questa probabile produzione bresciana comunque. E quindi sì, è un oggetto molto molto interessante, appartenuto a un grande uomo d'arme, fra l'altro. Io direi che ritorniamo. Ci saranno un po' di salti durante questo intervento, ma cercherò di tenere un ordine, ci proverò. Quindi parliamo più nello specifico adesso dei due ritratti oggetto dell'intervento. Partiamo dal ritratto di Stefano IV Colonna, realizzato, come dicevamo, da Gnolo Bronzino. Stefano apparteneva al ramo di Colonna di Palestrina, per intenderci, non quello dei più conosciuti Prospero e Marcantonio Colonna. Era un abile uomo d'armi e si distinse in particolare durante l'assedio di Firenze del 1530, quando difese la città assediata dalle truppe di Carlo V. Questo fatto lo avrebbe sicuramente reso un eroe agli occhi dei nostri storici risorgimentali. Lo vedete già, il difensore della patria dall'invasore, perché gli storici risorgimentali, bravissimi, ma ragionavano in questo modo. Collaboravi con gli spagnoli, con gli imperiali, con i francesi? Eri una merda. Difendevi uno stato decadente in crisi come la Repubblica di Venezia da Carlo V? Eri un genio. C'è un gigantesco ma, ovviamente, sulla figura, legato alla figura di Stefano IV. Cosa succede? Nel 1541 viene chiamato alla corte del nuovo signore di Firenze, il duca di Berticida, notate l'ironia, Cosimo I, che lo nominò luogotenente generale delle sue truppe, quindi passa al nemico degli storici risorgimentali in assoluto. Fra l'altro, i rapporti tra il Colonna e il duca, poi granduca, erano degli ottimi rapporti, tant'è che Stefano Colonna donò a Cosimo un torso antico che fu poi trasformato da Benvenuto Cellini nel Ganimede. Stefano non era soltanto un apprezzato uomo d'armi, ma anche un fine intellettuale. Nel 1542, mi pare, era stato ammesso insieme al figlio Francesco tra i membri dell'Accademia Fiorentina, che raggruppava il fior fiore della cultura fiorentina dell'epoca. Il nostro condottiero morì nel 1548 e fu proprio uno dei membri dell'Accademia, Benedetto Varchi, su commissione di Cosimo, a pronunciare l'orazione funebre durante le esequie. Pure Agnolo Bronzino era membro dell'Accademia Fiorentina. Era allievo del Pontormo ed entrò presto nelle grazie del duca Cosimo, fino a diventare il ritrattista ufficiale della corte medicea che andava formandosi. Ricordiamoci che Firenze, fino al 1530, era una sorta di repubblica. Da quell'anno in poi diventò un principato. Bronzino si ritrovò dunque a plasmare un nuovo modello di rappresentazione. Lo fa riprendendo cifra stilistica e cromatismo del Pontormo e di Michelangelo, ma fondamentalmente rielabora tutto in una maniera nuova. Ne ricava delle rappresentazioni di un'obiettività così vera da sembrare irreale, specchio del nuovo assolutismo dinastico fiorentino. A volte si parla di cristallizzazione
di un'arte cristallizzata in riferimento all'arte del bronzino. Secondo me è molto ingeneroso e anzi, qui secondo me gli storici cadono molto nel tranello lanciato dagli storici risorgimentali. Mi spiego meglio. Alla fine Bronzino è il pittore di Cosimo. È lui il pittore di Cosimo. E Cosimo viene visto, come dicevamo prima, dagli storici risorgimentali come un uomo maledetto che ha trasformato la fiorentissima e felicissima Repubblica Fiorentina in un macello. In realtà ha trasformato Firenze e la Toscana in uno stato forte, con una vita economica piuttosto vivace e sicuramente uno dei più importanti stati preunitari italiani. Quindi non possiamo, a mio parere, dire «Ah, questo pittore è decadente perché serviva quest'altro che era amico degli spagnoli o che era amico degli imperiali». Una partita di calcio, direi di no. Io direi che anche la storia dell'arte si deve un attimo armonizzare con quella che è la storia, perché bene o male il bronzino si è ritrovato ad affrontare una situazione nuova, si è trovato a dover rappresentare una corte, e fino ad allora a Firenze non c'era alcuna corte. È un discorso complesso, e quando leggo certe cose, ad esempio mi sento dire che Firenze all'epoca era in crisi perché era arrivato il tiranno Cosimo, ma ragazzi, ma cosa stiamo dicendo? Bisogna un attimo cercare di affrontare la storia dell'arte come la storia, evitando certe cose che sono davvero orribili. Chiudo questa parentesi perché sennò stasera Paolo è polemico, ragazzi, è polemicissimo. È grande. Però giusto, come dico nei meme, se è vero ma giusto. Poi sono un amante ovviamente platonico di Cosimo I, ho appena speso un po' di soldini per il suo testone, quindi non toccatemi Cosimo, grazie. Detto questo, dicevamo delle nuove modalità rappresentative del bronzino. Non è un'eccezione a questo nuovo corso, per l'appunto inaugurato dal bronzino, il ritratto di Stefano Colonna, che infatti era uno dei più importanti membri della corte di Cosimo. Diamo uno sguardo al ritratto. Possiamo vedere il condottiero, in postura fiera, che posa la mano destra sull'elmo, affiancato da una colonna, che in questo caso specifico è anche un connotato evocativo del casato. Una tenda scostata fa da sfondo. Ampio risalto viene dato all'armatura, un vestito che non può che essere prezioso quanto le lussuose vesti civili dei membri della corte. Il personaggio ritratto indossa un corsaletto da piede con borgognotta con buffa. Questo corsaletto è stato reso di colore violaceo tramite la tecnica della metallocromia. Prometto di considerare le varie tecniche decorative tra qualche slide, e presenta le bordure delle varie parti ageminate o decorate alla tausia. C'è un dubbio che poi non potremo mai risolvere totalmente perché non ce l'abbiamo davanti il corsaletto. Comunque, o almeno di fatto, è decorata a girali, foglie e con la colonna, emblema araldico di colonna. La lista intorno allo scollo è di fatto a V, anche in questo caso in maniera un po' creativa, ma comunque possiamo ritrovare la lista V. Le bordure sono lavorate a tortiglione. La spada, foderata al fianco sinistro, presenta fornimento con doppio anello e pomo a fico, ageminato e decorato alla tausia o decorato alla tausia, ai bracci e agli anelli, alla stessa maniera dei bordi dell'armatura. Passiamo adesso al ritratto del figlio di Stefano, Francesco. Come potete vedere, sì, ritratto realizzato nel 1561 da Girolamo Ficciolante di Sermoneta. Come potete vedere, è evidente l'influsso del ritratto del bronzino. Ritroviamo la postura fiera, la colonna e la tenda scostata. C'è anche da dire che la figura di Francesco occupa più volume rispetto a quella di Stefano, e il visitatore la vede in una posizione più favorevole. Quindi, sì, c'è un'evidente influenza del quadro di bronzino, ma c'è anche un qualcosa di nuovo, se vogliamo. Il colonna impugna con la destra un bastone di comando, mentre sul fianco sinistro tiene un'arma bianca. Il fornimento ricorda quello di un pugnale, ma la lunghezza della lama fa pensare a una spada. C'è una cosa da dire su questo ritratto. Lo storico dell'arte John Hunter riferisce che in origine colonna, al posto del bastone di comando, teneva o una spada o un pugnale con la punta rivolta verso il basso. Questo particolare
venne poi modificato quando l'artista aveva già firmato il dipinto. E ancora si vedono, non so se si riesce a vedere negli zoom, ma non credo, ho provato a ingrandire il più possibile a sinistra, io vedevo la firma, non il pugnale, ma non so, comunque la firma c'è, l'ho potuta notare. Praticamente si vedono, si dovrebbero vedere come pentimenti sia la prima firma che l'arma bianca. Probabilmente la posa con la spada o il pugnale sguainato fu ritenuta fin troppo provocatoria. Da qui la modifica dell'artista. La mia è solo una speculazione. Qualcuno potrebbe dire che è una sega mentale e gli do ragione, priva di alcuna evidenza. Ma è possibile che lo strano pugnale spada rappresentata sul fianco del colonna abbia proprio a che fare con questa modifica? Che fosse in origine un pugnale trasformato in spada per ovviare alla perdita dell'arma sguainata? Chissà, possibile. O semplicemente una spada con un fornimento riconducibile a quello di un pugnale. Consideriamo adesso l'armamento difensivo del colonna. Possiamo vedere che indossa un'armatura da cavallo con l'elmetto appoggiato sul tavolino a fianco del condottiero. L'armatura è bianca, quindi non è stata iscurita tramite metallocromia, e presenta i bordi, la resta e la lista V intorno allo scollo dorati. La resta è l'elemento che ci permette di dire che è un'armatura da cavallo. Il petto si completa con una lama di panziera. Prima di fare un confronto tra i dipinti, vorrei considerare un attimo le tecniche decorative utilizzate su queste armature, probabilmente utilizzate su queste armature. Naturalmente non abbiamo la certezza, andiamo un po' a ipotesi e a tentativi. Sì, perché poi non avendo il pezzo davanti, insomma, è sempre un po' difficile. Esatto, come vedi prima ha detto Gemina o Tausia, forse una delle due, sì. Però non oltre, anche perché a una certa si va più per ipotesi che in altra maniera, ecco. Cominciamo con la metallocromia, la più semplice, ovvero la colorazione dell'armatura. Questa tecnica è spesso definita in maniera impropria brunitura, ma la brunitura nel Cinquecento corrispondeva all'ucidatura dei pezzi. Il termine metallocromia è stato adottato per la prima volta da Simone Picchianti e mi sembra un ottimo termine per definire questa tecnica. Come funziona? Era caratterizzata da un trattamento termico delle superfici metalliche che, a seconda della temperatura raggiunta in fase di riscaldamento e dell'utilizzo di determinati ingredienti come ossidi o solfuri metallici, prendevano diversi colori. Le superfici metalliche prendevano diversi colori. Quindi era un trattamento piuttosto interessante, anche probabilmente utilizzato per ridurre la possibilità di arrugginimento del pezzo. Qui Carolina forse puoi dirci meglio. Sì, praticamente, e adesso detta così su due piedi, molto probabilmente si tratta di uno strato ossidativo superficiale che fa da crosta sostanzialmente, fa da protezione. Quindi, molto, anche perché se si usano scritto ossidi e solfuri metallici, il solfuro, sì. Il solfuro in generale, lo zolfo, se in un ambiente acido, porta all'ossidazione del ferro. Per cui l'idea è molto probabilmente, anche perché la patina è molto scura, l'idea probabilmente è che volutamente attaccassero la parte superficiale del ferro per iscurirla e creare una sorta di film protettivo che si... Esatto, un'ossidazione controllata. E tra l'altro stanno arrivando un sacco di commenti che man mano mentre parlavi, dopo magari ne leggiamo. Poi li leggiamo tutti, sì, promesso. Quindi con la metallocromia ci siamo. Adesso naturalmente il discorso si complica con le maledette dorature. Rileviamo almeno tre tecniche differenti. La Gemina. Potete vedere l'applicazione di questa tecnica nell'immagine a sinistra, che prevedeva inizialmente l'utilizzo di un bulino, uno strumento con cui si incidevano sulla superficie da decorare dei solchi. Dentro questi solchi venivano praticamente inseriti dei fili di metallo prezioso battuti successivamente con un martello per incastrarli per bene.
A differenza della Gemina, nella Tausia i solchi tracciati con il bulino servivano per porci sopra una foglia d'oro che veniva battuta più volte a freddo per farla aderire alla superficie. La duratura a fuoco, potete vedere un esempio nell'immagine a destra, l'elmetto sbalzato, era ottenuta coprendo la superficie con un amalgama d'oro e mercurio che veniva in seguito riscaldato per far evaporare il mercurio, fissando così l'oro. Sanissima sta cosa. Sì, sono spiegate abbastanza bene, diciamo che... sì, sì, no, no, il riassunto è questo. Poi, volendo andare nel dettaglio, se dovesse, io propongo così, se ci sono domande anche più avanti, ve la spieghiamo nel dettaglio. Anticipo, colgo l'occasione, che mercoledì prossimo, se non sbaglio, avremo l'occasione di parlare un po' più nei dettagli delle decorazioni in ambito armiero comunque. Esatto, intervento di Roberto Pallaro. Io fondamentalmente sono un storico d'archivio che cerca anche di affrontare questi discorsi, ma se avete domande sulle tecniche, tutti da Roberto, mi raccomando, o al massimo da Carolina. Esatto. Sì, no, ma anche da Roberto, che è un po' più... Da entrambi. Esatto. Poi c'è qualcuno che commenta, io non so se... aspetta, vabbè, Ah, aspetta. lo puoi comandare tu. C'è Luca Mazzeo che commenta, il creatore delle avventure si dilettava in alchimia. Sì, diciamo che loro non sapevano di essere alchimisti, però sicuramente per governare questi processi era un mix di fatto è chimica applicata alla metallografia. È un ambito molto molto interessante. Non so, vuoi leggere qualche commento? Vai avanti, li leggiamo dopo perché sono un po' tardi. Direi che a questo punto, visto che non mi manca ancora molto, concluderei e poi, E visto che dopo abbiamo leggiamo tutti i tanto commenti. tempo, commenti, domande, quello che volete. Ritorno un attimo al discorso di partenza. Considerando i ritratti che abbiamo visto, possiamo notare il vasto impiego della doratura a fuoco, dove vedete delle parti, passatemi il termine, semplicemente colorate in oro, è molto probabile che sia stata proprio applicata una doratura a fuoco. A livello di esecuzione, bene o male, era una tecnica più semplice rispetto alle altre. A questo punto, cerchiamo un po' di fare il punto della situazione, prima di arrivare al confronto finale tra i due ritratti colonna. I ritratti e il documento che abbiamo analizzato, quindi che vanno dalla fine degli anni 30 agli anni 70 del 500, evidenziano un gusto decorativo dei committenti impostato sulla ricerca, un certo gusto decorativo, perché poi c'erano anche altri, impostato sulla ricerca di armature pensate comunque per il campo di battaglia. C'è poco da dire. In battaglia, con il corsaletto tutto sbalzato, non ci andavi, di certo. Di conseguenza parliamo di armature poco decorate, con bordure dorate e talvolta un'immagine dorata al centro del petto. L'armatura poteva anche essere scurita tramite metallocromia. Quasi tutte le armature rappresentate sono contraddistinte dalla lista V intorno allo scollo, che sembra essere una caratteristica rintracciabile maggiormente nella produzione bresciana di armature. All'epoca Brescia aveva raggiunto un ragguardevole status nella produzione di armature da munizione, quindi destinate all'esercito, ma anche di armature, diciamo, non troppo lussuose. Intendiamoci, questo non vuol dire che a Milano non si producessero armature meno decorate e che a Brescia non se ne producessero proprio di lusso. Diciamo comunque che c'era una sorta di tendenza. Milano era già all'epoca la capitale della moda, con botteghe come quelle dei Negroli. Quella dei Negroli, l'avete visto nell'intervento di Silvio Ledi, che dettavano legge nel campo della moda. Brescia invece era più la capitale del ferro. Le valli la rifornivano costantemente di ferro e dei prodotti di quest'ultimo, che venivano rifiniti e decorati nelle botteghe cittadine. Quello bresciano, se vogliamo, era un sistema più adatto
anche per la grande disponibilità del ferro, a rispondere velocemente, efficacemente a degli ordinativi complessi, quantitativamente parlando. Cerco di farvi un esempio, di darvi un'idea di quello che vi sto dicendo e vi presento un pezzo conservato al Museo del Bargello. Parliamo di un'armatura da cavallo, sarebbe meglio dire delle parti di un'armatura da cavallo, datata intorno al 1565-70 e appartenuta a Francesco Maria II della Rovere, quello che diventerà nel 1574 l'ultimo duca di Urbino. Come potete vedere, la decorazione dell'armatura è apparentemente limitata a due mandorle bulinate al centro del petto e della schiena, la prima con la Rovere araldica dei La Rovere e l'altra con l'impresa della fiammella tripartita, usata da Francesco Maria prima dell'assunzione al trono ducale. Lionello Boccia nel 1980 segnalava fra l'altro che l'armatura era pure dorata a fuoco nelle bordure ribassate che contornano i pezzi. Ci troviamo dunque davanti a un'interessante espressione della moda delle bordure dorate, con delle caratteristiche riconducibili alla produzione bresciana. Possiamo vedere la lista V intorno allo scollo, particolarmente sviluppata, ma c'è anche un altro aspetto curioso rilevato per la prima volta da Marco Merlo sulle armature da munizione bresciane, dei tipi alla pisana, delle ordinanze territoriali e delle guardie papali. Parliamo della riga tracciata al centro della schiena, la potete vedere nell'immagine a destra, che potrebbe indicare una preparazione preliminare della decorazione. Che dire di questo pezzo? È un prodotto bresciano, sicuramente, potrebbe dire Pota, che ha molto più da condividere con le armature da munizione che non con i pezzi di lusso, però pensato per un grande personaggio e decorato il giusto, seguendo la moda dell'epoca. Arriviamo finalmente al confronto finale tra i due ritratti colonna. Siamo finalmente. L'armatura di Stefano, rappresentata dal bronzino, differisce dalle altre per la doratura ottenuta probabilmente tramite agemina o tausia e non quindi tramite doratura a fuoco. E sia un corsaletto che comunque segue una moda, quella delle bordure dorate, ma lo fa in una maniera particolare, con un risultato più raffinato ottenuto tramite una tecnica più complessa. Invece, l'armatura di Francesco Colonna risulta più semplice. La decorazione è ottenuta tramite doratura a fuoco, probabilmente tramite doratura a fuoco, e l'armatura è bianca. La differenza qualitativa tra le due armature sembra quasi rispecchiare il divario qualitativo tra il ritratto del bronzino e quello di Girolamo Cicciolante, un divario che comunque c'è. Va segnalata pure un'altra cosa. Nel ritratto di bronzino, Stefano Colonna è rappresentato con un corsaletto da piede, Francesco invece con un'armatura da cavallo. La rappresentazione dei personaggi ritratti con un corsaletto da piede o da cavalleggero si ritrova molto comunemente nella seconda metà del Cinquecento, periodo dove invece è sempre più raro trovare personaggi ritratti con un'armatura da cavallo. Alla fine del Cinque, la tipologia di armatura prediletta per le rappresentazioni sarà invece il corsaletto da barriera, e ne troviamo subito uno. Eccolo qui, bellissimo, sulla destra, ritratto di Giovanni Antonio Figino, e potete vedere praticamente l'armatura indossata in un corsaletto da barriera. Fondamentalmente la protezione era limitata alla parte superiore del corpo perché gli arti inferiori erano protetti da una barriera. Ci si cazzottava un sacco in questo torneo, era una roba fantastica, ne avrei voluto vedere uno dal vivo. Detto questo, quindi il corsaletto da barriera era un'armatura che veniva utilizzata nelle giostre dove si combatteva appiedati. La moda che abbiamo definito delle bordure dorate sembra esaurirsi intorno agli anni 70-80 del Cinquecento, mentre si diffonde sempre più quella delle liste incise, e la ritrovate proprio in questo dipinto. Fra l'altro è molto interessante questo dipinto, perché è molto interessante il confronto tra i calzoni del personaggio ritratto, che sono per l'appunto decorati a liste,
e il petto decorato a liste anch'esso. Quindi c'è una ripresa dei motivi decorativi del tessuto. Guarda, ti farò vedere un ingrandimento molto interessante perché le liste, fra l'altro, differiscono davvero di poco. In tutto questo c'è un'altra cosa, tutto sommato, molto interessante. Il ritratto che vedete sulla sinistra è allora, sempre un ritratto del bronzino, è il ritratto di Francesco de' Medici, figlio di Cosimo, e potete vedere che siamo nel 1551, dovremmo essere nel 1551, sì, siamo nel 1551, e potete notare le liste incise in un periodo in cui non erano ancora diffuse sull'armatura. Poi sulla destra potete notare questo corsaletto da barriera realizzato a Milano intorno alla fine del Cinquecento e anche qui potete vedere le liste incise. Quindi le mode cambiano e si passa in maniera decisa alla moda delle liste incise. A questo punto io concludo la mia panoramica con una breve considerazione dedicata alla lista V intorno allo scollo, un elemento decorativo che, come abbiamo visto, si ritrova spesso sulle armature prodotte in questi anni, prevalentemente, anche se non in via esclusiva, a Brescia. Qui ho voluto elaborare una possibile ipotesi sull'origine di questo motivo decorativo. È possibile che sia una stilizzazione di un elemento funzionale, ovvero i risalti d'arresto che compaiono sulle armature di inizio 400, trasformatosi in un mero elemento decorativo. Vi faccio vedere gli esempi. Sopra ritrovate un'armatura, un petto da cavallo con i risalti d'arresto, siamo agli inizi del 1400. Sotto un petto, fra l'altro molto interessante questo petto, perché è uno dei pochissimi pezzi d'armatura quattrocenteschi attribuibili con certezza a maestranze bresciane, perché è presente al marchio di Zanetto Ferrari operante a Brescia. Qui potete vedere la lista V intorno allo scollo, già praticamente fatta. Passiamo a un confronto con tre armature databili tra 1570 e 1590, tutte e tre realizzate a Brescia, la prima della tipologia alla Pisana, chiamata la Pisana inizio Novecento, poi si è scoperto in realtà che queste armature si facevano a Brescia, la seconda, quindi al centro, invece è un corsaletto delle ordinanze territoriali, quindi siamo proprio livello armature da munizione al 1000 per 1000, e invece sotto una chicca, ritroviamo anche la lista V in questo corsaletto di lusso appartenuto, se non ricordo male, a Giovanni Battista del Monte. Penso, non ricordo, sì, Giovanni Battista del Monte, conservato al Metropolitan Museum of Art, fra l'altro rappresentato anche in un ritratto allo Stibert. Siamo intorno al 1590. Concludo, e questa volta concludo per davvero, ringraziando tutte le persone che mi hanno supportato nello studio e nella costruzione di questo mio intervento. Non posso citarle tutte, sarebbero davvero troppe. Mi permetto di citare Michele Vello, Pier Sergio Alevi, Marco Mostarda e Roberto Pallaro. Le mie considerazioni sulle tecniche decorative non sarebbero state possibili senza il lunghissimo studio da parte di esse intrapreso da Giorgio Dondi, un grandissimo studioso che è venuto a mancare qualche settimana fa. Alla sua memoria voglio dedicare questo intervento. Io ho concluso e rimango disponibile per eventuali domande. Allora, una domanda te la faccio io innanzitutto, prima, intanto che organizziamo i commenti, perché sono veramente tanti. Tu hai parlato di stilizzazione della V come stilizzazione delle linee di arresto, ma quindi secondo te è una funzione che aveva e poi man mano è diventata più estetica, o secondo te comunque ha mantenuto una sorta di funzione? Non so se Allora, ho formulato malissimo la domanda, perdonami. molto chiara. Diciamo che a inizio 400 compaiono i risalti d'arresto su alcune armature, non in moltissime in realtà, però ci sono questi esempi. Poi, tornando un attimo indietro, siamo già nel 1470 circa e ci ritroviamo davanti a questa V che in realtà non ha un peso
non ha una funzione specifica, se non ecco, una funzione puramente decorativa o quantomeno, sì, direi decorativa, comunque raffigurativa. E, fra l'altro, sopra la lista, proprio dove c'è lo scollo, è posto il marchio del maestro. E poi qui, nel Cinquecento, entriamo davvero nel periodo d'oro della lista V, e la si trova in vari modi, fra l'altro realizzata anche tramite diverse tecniche, ad esempio in fondo, quasi certamente, perché l'avevo vista bene, è stata incisa l'acqua forte e poi dorata, comunque seguiva la decorazione generale del pezzo. Quindi è un qualcosa che purtroppo forse ci manca anche qualche anello mancante, va detto, per definire bene questa cosa, che fondamentalmente è solo un'ipotesi. Però siamo passati dai risalti d'arresto, che comunque erano un elemento funzionale che dovevano bene o male proteggere, a questa stilizzazione molto interessante, curiosa, comunque a mio parere da un aspetto molto elegante all'armatura. E questi sono gli elementi, poi magari non è così, questa è un'ipotesi, però... Molto probabilmente quindi è un fattore estetico che poi si è caratterizzato ed è diventato elaborato nel tempo. Esatto. La moda passa, ma lo stile è quello lì e resta, insomma. Ecco, vedi, lo stile è tornato. Fondamentalmente sì, è così. Esatto. Allora, i domande... Allora, mi salta all'occhio, perché io le vedo dall'ultimo e poi devo andare indietro, quella di Luca. Guarda, io direi che magari se vuoi iniziamo salutando le persone che ci hanno salutato. Ah, ok, beh, tu vai, perché li puoi mettere tu, mi sai, commenti a sto giro. Sì, un ringraziamento, un saluto, Leonardo Picco, Marco Virginio Mugnardi, Niccolò Menozzi, Luca De, Greta Gazzaniga, Luca Svanosio, Michele Vello, Thomas Tocco e Luca Mazzeo e Aaron Beltrami, e c'è qualcun altro, Luca Caporaletti, e ok, i saluti li abbiamo fatti, possiamo passare, ecco, anche Luca Madei, e possiamo passare. Tra l'altro, ok, sì, Luca, non puoi commentare YouTube se non accedi. Devi accedere con il tuo account da YouTube, allora da lì puoi commentare le dirette. E quindi se non hai un account YouTube devi creartelo. Ma è una stupidata, penso tu possa collegarlo con Gmail. Ah, scusami, Carolina, un saluto anche per Sergio Alevi, che... Sì. Ma ho fatto ben buonasera. Poco. Buonasera. No? Fai sempre tanto per Sergio, credimi. È sempre bello sentirti e anche leggerti. Ok, vai tu con le domande, allora, che ci sono delle domande qui. Ok. L'evidenza tu. Allora, direi, possiamo passare dai primi commenti. Luca Mazzeo prima diceva, davvero qualcuno ha preso quell'erbo morione, perché, Luca, ti vorrei rispondere, non lo so, è il centesimo segreto di Fatima, non ho idea. Ma comunque... Comunque la tua è una domanda ironica, ma però appunto non ne ho idea. ok, sì, poi sempre Luca Mazzeo, il riferimento a Calergi, sì. Cretese, comandante. Nell'ambito della battuta. Scuriscilo un po', è un certo Otello. Direi di sì. Sempre Luca Mazzeo, il corsaletto del Barbarigo, quindi quello interamente ad anima, si trova a Vienna perché è trafugato o è stato un dono dall'imperatore? È stato un dono in realtà a Ferdinando Tirolo, quando di fatto ha tirato sulla collezione di Ambras, se non ricordo male. Comunque deve essere registrato nell'inventario di Ambras, sì, è un dono comunque. Ok. Ah sì, poi Marco Virginio Bognardi commentava quella cosa lì che dicevamo sull'armatura. Ah sì, della prospettiva sulla armatura. Probabilmente è panciuta perché si vedeva la riga con l'ombra. Però esatto. Poteva essere l'idea di mettere più listarelle in base a quanto cresceva la pancia, no? Visto che erano 7 liste.
Sa che ne avrei un po' anche io, fra l'altro. Comunque, Niccolò Menozzi, a proposito di Stefano Colonna, si dice che lui ha firmato l'armistizio del 1529, esatto. Poi abbiamo un paio di considerazioni. Io avrei combattuto per gli spagnoli, spagnoli imperiali, sono d'accordo con voi. Niccolò Menozzi ci consiglia un libro sull'assedio di Firenze, Ah, Difesa della Dolce grazie. Libertà di Alessandro Cecchi, che non conosco, quindi sì, molto volentieri. Ok, poi abbiamo alcuni commenti su Brunitura e altro. Leonardo Picco, Brescia, l'Elcaton delle guerre italiane, giusto. Come diceva Elia Capriolo, cronista dell'epoca, siamo all'inizio Cinquecento, Brescia poteva armare un esercito di non mi ricordo quanti uomini, ma mi pare 20.000 in un solo giorno. Ovviamente un'esagerazione folle, folle, ma tutto sommato divertente. Comunque sì, c'era una costante spinta alla produzione che parecchio imponente. Luca Mazzeo ci dice che la spada del ritratto di Francesco curiosamente somiglia molto a quella di un altro dipinto che avete mostrato, il giovane condottiero di Passerotti. Hai ragione, Luca. E infatti da lì ho iniziato a pensare che in realtà è semplicemente una spada e che mi sono fatto un sacco di seghe mentali. Allora, Eccola lì. chiedo scusa a chi salto magari intanto, domanda di Luca Svanosio. Quanto tempo occorreva produrre un'armatura? Esistono carteggi che ne descrivono il tempo d'attesa per la produzione? Allora, Luca, domanda complessa, sicuramente molto interessante. È stato recentemente scoperto nell'archivio di Stato di Modena una relazione di un uomo che lavorava per il Duca di Ferrara. Non mi ricordo se era, mi pare Ercole II d'Este, ma non vorrei dire una boiata. Questo personaggio qui praticamente va a Brescia e relaziona un po' i vari tempi. Ora, diciamo che, quindi se vuoi, in caso magari scriveremo un post dove riassumeremo, perché il documento è stato commentato e studiato da Bruno Barbiroli, che ne ha parlato ed è molto interessante. Comunque, i tempi dipende molto dalla tipologia di armatura, perché comunque almeno a Brescia c'era una produzione molto stile, come si dice, una produzione molto serializzata, se vogliamo. C'era il maestro che faceva il petto, c'era il maestro che faceva l'elmo, c'era il maestro che faceva i bracciali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se parliamo di armatura da munizione, in poco tempo avevi l'armatura da munizione, anche perché arrivava Alessandro Farnese che doveva andare nelle Fiandre ad arare gli olandesi, che ti chiedeva 20.000 corsaletti e tu dovevi dargli 20.000 corsaletti in poco tempo, perché se no Alessandro Farnese andava a Milano, dove tendenzialmente magari andava per comprarsi l'armatura di lusso. Se parliamo di un'armatura di lusso, quindi non bulinata alla peggio, incisa all'acquaforte in maniera un po' rozza, le armature che ha fatto magari vedere Silvio Leddi nel suo intervento, quindi armature sbalzate, dorate, ageminate, parliamo di tempi molto lunghi, tant'è che abbiamo, se non ricordo male, qualche carteggio di sovrani un po' scazzati perché l'armatura bella, bella che hanno ordinato da Milano non arriva più e si arrabbiano, lo fanno presente all'armaiolo, senti un po', la mia armatura dove diavolo è finita? E quindi sì, dipende molto dalla tipologia dell'armatura, perché alla fine la cosa che, se vogliamo, creava più problemi a livello temporale era sempre la decorazione, perché per fare un'armatura, bene o male, non ci piegavi tanto, perché ripeto, un maestro fa l'elmo, un maestro fa il petto, eccetera, 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 unisci tutto e in poco tempo è l'armatura. Ma per fare un corsaletto tipo, vediamo un po', tipo questo, attribuito fra l'altro a Pompeo Della Chiesa, che è stato un grande maestro armaiolo milanese, di tempo se ne impieghi parecchio. Figurarci per questo tipo che è ancora più elaborato. No, tu ti riferivi a questo? Sì, è quello a No, destra. ok, no, perché c'era una slide diversa, scusami. Ok. Luca De, non salutare i parenti, abbiamo il fratello che fa il fenomeno. Ah, ciao Luca, no, Ciao no, scusami. Luca, comunque te l'ha Ah. salutato anche prima. Ok,
Luca Sbanosio, non è cambiato nulla, anche oggi è così, vogliono tutto fatto al meglio senza aspettare. Sì, il problema è questo, che poi se vogliamo è il problema che si ritrova pure sulle altre armi, penso anche alle armi da fuoco, fondamentalmente con, non ricordo se... nel carteggio riportato da Marco Morin, dedicato alla realizzazione delle armi da fuoco automontanti bresciane per Luigi XIII, se ci sono delle parti in cui i veneziani dicono accelerate maledetti perché dobbiamo donare l'arma a Luigi XIII, mi pare che ci siano, ma potrebbe essere un falso ricordo. Quindi non metto la mano sul fuoco anche perché potrei bruciarmi. Ok. Luca mi dice sì, quindi ottimo, grazie Luca, mi conforti. Luca Mazzeo, la quantità di roba che c'è qui nell'archivio di Stato di Modena fa impressione. Hai ragione Luca, fra l'altro qualche tempo fa proprio Bruno Barbiroli mi aveva girato un documento spassosissimo che aveva trovato a Modena, era una lettera di un maestro Cominazzo che chiedeva al Duca di Modena se poteva andare in giro armato all'interno dei suoi domini. Una cosa bellissima. Se non ricordo male, niente archibugio, solo spada, o forse spada e archibugio. Però sì, lo Stato estense prima il Ducato di Ferrara e di Modena, poi solo Ducato di Modena, ha regalato tante gioie, nel senso che comunque anche guardando la collezione di Conopiste si ritrova che poi la collezione dove sono raccolti pezzi provenienti dalla collezione estense si vedono delle cose allucinanti, cioè concedetemi il francesismo, ma ci sono davvero dei pezzi da seghe, impressionanti, armature, armi da fuoco, spade, una roba fenomenale. E Insomma, Michele Pasqualini, che spettacolare ciao diretta. Michele, grazie. Grazie Michele e ti Bellissimo. saluto. Ok. Sì, Bognardi dice il problema è di tutti gli archivi. Sì, è vero. Sì. Il documento che hai fatto vedere prima, che qualcuno, adesso non mi ricordo chi al momento aveva scritto, sembra la lista della spesa, perché. Che fra l'altro era Poi pure una spesa davvero, perché sai, coso, Lucrezio Gambara dice al suo cancelliere, insomma, mi devi fare un corsaletto, pa, 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 pac, e sembra proprio una lista della spesa, lì dà tutte le indicazioni specifiche. perché praticamente tante volte sono aneddoti di vita quotidiana dove tu, cioè che poi tu utilizzi per risalire a tutte le tue congetture, giusto? Quindi è proprio curiosa anche come ricerca, insomma, sembra quasi un po' di leggere nella vita privata degli altri. Anzi, di fatto è questo. Bella questa, bellissima. Diventerà uno dei miei termini preferiti. Ah, qui abbiamo un'altra chicca. Scusa Carolina, ma ah, Scusate. sì, Carmen Ha ragione però la Carmen, Cicchioni. perché se nessuno glielo spiega, ciao tra l'altro. Cos'è successo? Allora, lo ricordo fino a un certo punto, quindi se c'è qualcuno che se lo ricorda meglio, poi intervenga pure. Cosa succede? Allora, praticamente il Cellini a Roma per fare non so cosa e si ritrova, conosce questo mago siciliano che gli propone una seduta spiritica all'interno del Colosseo. Cosa fanno questi pazzi? Penso che non fosse solo. Vanno dentro il Colosseo, iniziano a fare questa seduta spiritica. Il Cellini dice che a un certo punto cominciano a comparire dei demoni che, se non ricordo male, utilizza pure il termine che hanno iniziato a merdare ovunque. Potrei sbagliarmi, ma fra l'altro il linguaggio del Cellini è quello, quindi ha iniziato a spargere escrementi un po' ovunque. Il Cellini terrorizzato, e vabbè, sta cosa finisce e abbiamo uno degli episodi più spassosi della vita di Cellini, che tu dici, ma seriamente? Cioè, questo è uno dei più grandi artisti della seconda metà del Cinquecento ed è un pazzo simile. Sì, è un pazzo simile. È il bomber, il cosiddetto bomber della Firenze di Cosimo de' Medici. Non so come abbiamo fatto a non ucciderlo, però va bene. Allora. Sì, perché i personaggi storici in realtà sono persone normali come noi, quindi nel senso,
Sì, c'è distanza, ma ci sono anche questi episodi così buffi. Andrebbe Andrebbe avviato. avviata la rubrica? Sì, esatto. No, vabbè, assolutamente. Fra l'altro, io ve l'ho detto, cioè io, allora è stata una volta che in archivio di Stato sono scoppiato a ridere, proprio letteralmente, perché ho trovato sta lettera, sempre nel fondo gambara, di questo tizio che scriveva al conte dicendo, insomma, era una testimonianza di sto qua che giocava a carte con un altro, alla fine tira una bestemmia e viene bandito per 3 o 4 anni da Brescia. Cioè, capitemi, era una scena che mi ricorda talmente tanto la nostra modernità, i nostri. Cioè, una scena che poteva tranquillamente provenire da un nostro baretto di provincia, e non so perché in quel momento mi ha spaccato, ragazzi, mi ha spaccato. Sono cose così, ma capitano. Poi ogni tanto i termini che utilizzano, ricordo anche un'altra volta, sempre nel fondo Gambara, che regala di quelle perle. Praticamente uno dei conti di Gambara, che stava a Roma, praticamente a un certo punto viene praticamente colpito con l'asta dell'alabarda da una guardia svizzera. Non si capisce neanche perché, non lo spiega, ma è bellissima sta cosa, perché praticamente sto qua viene, cade a terra mezzo morto. Ed è una cosa che fra l'altro succedeva pure, perché lo stesso episodio più o meno l'ho trovato anche nella Firenze di Cosimo, una guardia di Cosimo che praticamente ne colpisce un'altra alla testa con l'asta dell'alabarda, perché questo qua aveva osato fare la pipì all'interno del porticato del palazzo. Ah, Fra l'altro questo qua va da Cosimo e dice: guarda che questo mi ha tirato una bastonata con l'asta dell'alabarda. Cosimo cosa fa? Chiama il tizio che gli aveva tirato una bastonata e gli fa: bravo, bravissimo, e gli dà pure dei soldi. ecco, quindi te la sei cercata. Allora, Ci sono. Ok. domanda da inesperto: in che periodo viene usato l'acciaio nelle armature? Però è una bella domanda, va detto che è una bella Sì. domanda. Bisogna anche considerare, poi Carolina, tu dimmi se sbaglio, correggimi quanto vuoi. Vai, vai. Cosa si intende per acciaio? Possiamo magari parlare di un ferro ad alto tenore di carbonio, con caratteristiche riconducibili, se vogliamo, all'acciaio. E qui dipende in realtà, perché alcune ricerche che fra l'altro ho fatto proprio con Carolina, ci sembravano indirizzarci verso un'altra via. Cioè, a un certo punto, allora, bene o male, con i progressi della metallurgia tra 400 e 500, un ferro con alto tenore di carbonio simile all'acciaio ce l'abbiamo già. Quindi potremmo dire, per rispondere alla tua domanda, inizio 400 inizia a essere utilizzato l'acciaio sulle Sì, armature. esatto. Poi va anche detto una cosa, che a una certa in realtà il processo diventa, cioè si passa dal ferro con alto tenore di carbonio a un ferro più dolce che viene considerato più adatto per, diciamo, per rendere l'armatura più resistente. Carolina, dimmi, vuoi dirmi qualcosa? Ok, mi sa che si è bloccata. Dicevo, va, intanto vado avanti. Quindi praticamente viene valutato di una qualità più adatto per resistere a un colpo di arma da fuoco, ad esempio, un ferro più dolce. Si praticamente considera la realizzazione di armature dove ci sono parti, un po' fra l'altro come le spade, con ferro ad alto tenore di carbonio e ferro invece più dolce. È sicuramente un discorso complesso. Poi magari sì, Marco Virginio Bognardi, il discorso è sicuramente molto più complesso. Chiaramente in questo momento lo sto affrontando in maniera semplificata, anche per offrire diciamo una panoramica anche più divulgativa. Poi magari lo possiamo affrontare magari meglio in un altro intervento, anche perché ci sono un bel po' di documenti, proprio
provenienti proprio dalle relazioni dei rettori veneti e non solo, che ci forniscono alcune informazioni, ma ci sono anche le analisi effettuate sui campioni da parte di Alan Williams. Sicuramente quello che si può dire, certo, è che da inizio 400 il ferro barra acciaio è utilizzato sulle armature. Diciamo che poi sicuramente c'è possiamo dire che la questione si complica nel 500, quando si sviluppano maggiormente le armi da fuoco e va considerata una diversa costruzione dell'armatura per rendere più resistenti possibili all'arma da fuoco. Allora, vediamo gli altri commenti. Allora, sembra la storia della messa nera nel secondo Amici miei con Adolfo Celico, costume rosso da diavolo. Mi piace Luca riferito all'episodio di Cellini. Allora, Niccolò Menozzi, bisogna anche raccontare, sempre riferito al Cellini, l'aneddoto dei materassi squarciati nella locanda per vendicarsi dell'oste che voleva i soldi in anticipo. Ecco, questo non me lo ricordo, quindi me lo farò raccontare da te il prima possibile. Allora, il giorno in cui... Eccola qui Carolina. Scusatemi, è partita la connessione, non so cosa. Figurati, vedi, arrivi proprio quando Luca Svanosio dice il giorno in cui si troverà una lettera con il nome dell'inventore della ruota, faremo festa nazionale. Arriverà. Mi sembrava che volessi dire qualcosa sul discorso Sì, ferro-acciaio. esatto, volevo semplificarti la vita, adesso che ti stai un po' incartando, Ho ma perché è un discorso provato, complesso. eh. Anche perché sai, Comunque, tornando cioè io sono rimasta alla domanda di Luca sull'acciaio delle armature, poi non so come si conclude in questi 2 minuti. Però di fatto Luca considera che in realtà per definizione l'acciaio è ferro e carbonio. Quindi in realtà anche prima quando uno dice, quando uno parla le armature antiche sono in ferro, è perché c'era un basso, cioè tendenzialmente perché era un ferro molto impuro e quindi non si chiama propriamente acciaio. Per avere una composizione simile all'acciaio come lo utilizziamo oggi, come lo conosciamo oggi, quindi un po' più puro e con delle proprietà, diciamo, serie, con delle proprietà meccaniche serie, dobbiamo aspettare, appunto, come diceva Paolo, tra il 400 e il 500, quando le tecniche di fusione del ferro e le tecniche di lavorazione sono un po' più, diciamo, prestanti e quindi si inizia ad avere un acciaio simile a quello dei giorni nostri. Comunque, considera che non venivano, adesso poi non voglio entrare nel dettaglio di tempra o mica tempra, però in parole povere è questo quello che volevo dire. Quindi il Esatto. periodo è quello lì. Ok, sì, poi chiaramente è un Il discorso di... discorso è molto più complesso, sì. No, è anche perché sai, allora da una parte ci sono le fonti storiche, che in realtà le fonti storiche ne parlano di queste cose e ne parlano anche parecchio bene perché ci sono dei trattati molto dettagliati che raccontano e spiegano come si evolve la situazione. Chiaramente vanno, come tutti i documenti storici, interpretati. E poi, dall'altro, c'è il lavoro di chi studia la metallurgia, l'archeometallurgia, che è più uno studio degli oggetti e come tale va considerato sicuramente. E quindi è sicuramente un discorso complesso che si può provare a ridurre in formato divulgativo, poi ovviamente a parlarne davvero non facciamo tutta la notte, arriviamo direttamente a mercoledì prossimo a parlarne, che fra l'altro arriva Roberto e ne parliamo con Roberto, Eh ma sì, no, magari sì, siccome si però parlerà anche di per dire, tecnologie. quindi io quello che stavo anche dicendo prima era il fatto che poi a una certa, per rendere l'armatura più resistente all'arma da fuoco, si cerca un mix
tra quello che è il ferro dolce, il ferro della Val di Scalve e della Val Camonica, molto ricercato, che tra l'altro i veneziani dicevano noi ce l'abbiamo i milanesi, no? Quindi se vietiamo le esportazioni, i milanesi non riescono più a produrre le armature, documenti seri, giuro, e un misco per l'appunto il ferro più, con più alto tenore di carbonio. Poi chiaramente un discorso, ha detto, difficile, ma va affrontato, può essere affrontato. Chiaramente la risposta per una domanda tendenzialmente di tipo divulgativo è questa, quindi acciaio, esatto, per come lo possiamo intendere noi, fine 300, inizio 400. Ecco qui. Ecco. Non so se, quindi eri arrivato poi al commento di Luca. Sì, nella ruota c'erano altri milanesi. Ecco, tra l'altro Bognardi suggerisce un libro, penso, sul discorso, quindi... Ok, grazie, sicuramente. No, lo conosco, mi provo a documentarmi. Sarà sempre una interessante. Sicuramente grazie. Come, signor Bognardi, lei è milanese? No, si scherza. Però quando sono autoironici così, dai, ci sta. No, lo sì, anche perché fra l'altro il rapporto Brescia-Milano è un rapporto davvero singolare, ma anche molto importante, come ne parlavamo comunque con Silvio. Non sono due, come si dice, due centri ostili. C'è una produzione di armature a Brescia e c'è una produzione di armature a Milano. Io avevo fatto questo esempio che mi piace un sacco, scusami, lo ripeto, io sono Alessandro Farnese perché mi piace un sacco Alessandro Farnese. Cosa faccio? Voglio l'armatura iperfiga, vado a Milano e me la faccio fare. Io sono sempre Alessandro Farnese, devo andare a spaccare gli olandesi delle Fiandre. Cosa faccio? Vado a Brescia, vado e dico 40.000 corsaletti da Fante e in una settimana, se non meno, me li faccio fare, magari con 20.000 moschetti, giusto per aumentare la potenza di fuoco. Quindi abbiamo due città con due che si specializzano, come abbiamo visto nell'intervento, in due differenti campi. Quindi poi chiaramente, come dicevo prima, anche a Brescia si fanno armature di lusso, anche a Milano si fanno armature di lusso, però non è il derby, che derby non è, tra Milan e Brescia o Brescia Inter. Fra l'altro le tifoserie di Brescia e Milan sono gemellate, quindi poco male. Invece un discorso di due città che sì, non fanno parte dello stesso stato, hanno una diversa tipologia di produzione e vanno avanti con questa, spesso fra l'altro con importanti scambi. Cioè, come diceva Silvio Ledin durante il suo intervento, i armaioli milanesi compravano a Brescia spesso il semilavorato e anche il ferro, e anche comunque i bresciani si arricchivano con quello che arrivava da Milano. Quindi sì, non diciamo c'è... che non si pensavano i piedi l'uno con l'altro, si erano specializzati in produzioni proprio diverse tra loro, quindi non avevano il loro mercato. Va bene, ok, le mando un messaggio. Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo tra gli amici comunque, poi magari domani ti scrivo, Marco, grazie. E allora, perdonami, ma proprio oggi mi è arrivato il libro di Jeffrey Parker sulla guerra degli 80 anni, quindi sono verso questa direzione oggi. Sì, sì, poi stasera sei proprio un po' elettrico, quindi sei polemico. Spaccare gli eletti è cosa buona e giusta. Guarda Luca, sarò poetico. Se si riesce a farlo come l'ha fatto il nostro Alessandro Farnese, della serie costruendo un ponte, bloccando totalmente Anversa e riducendola alla resa, fra l'altro senza compiere alcun massacro, sono totalmente d'accordo, partito Farnese. E ok, Marco Bognardi ci gira la mail, grazie Marco, sì, volentieri ti scriviamo. E mamma mia, quante domande, quante considerazioni, bello, molto molto bello. C'è qualcun altro che vuole fare domande, che ha qualcosa, qualche considerazione? Se no, sapete come. Inizio
Vado nel letto e inizio a leggermi il libro di Parker. Devo dire per conciliare il sonno. Carolina è pronta la pasta. Grazie Luca. Ecco. Grazie Claudia, grazie Grazie e buona serata a mille. tutti. Buona Ciao, lettura, Greta. Paolo. Ciao a Sarà tutti. sicuramente una buona lettura. Grazie Greta. E niente, caro, ultima cosa, prima di salutarci, Sì. dici un po' di che parlerete settimana prossima? Oddio, parleremo delle tecniche decorative e ne parleremo da un punto di vista, diciamo, tecnico-scientifico, perché Roberto ha praticamente analizzato armi decorate e quindi con queste tecniche non invasive, molto all'avanguardia, diciamo. Ha tentato di rispondere ad alcune domande tecniche, quindi come facevano a decorare le armi e le armature. Di fatto è quello. Ottimo. Comunque non vi faremo un pippone, cioè se sarà una cosa molto, molto alla portata di tutti. Così Speriamo, come insomma. Ci oggi, molto proviamo. onanismo e via. Sì. Buona serata anche a Thomas Tocco e a Greta Gazzaniga. Dai. Spero che vi mangiano ancora più Vi buono. saluto che vado a mangiare la pasta, che adesso ho fame. Ok? Buonanotte, buona serata. Grazie. Ciao, Ci alla vediamo prossima. lunedì prossimo.